verendo pungere un bevo mu. Verere unere muroro. Viola per la Yangari tribunale, occhiata di Amanda Cartier. Viola suona antica ricriminale, rocio con ma pasta e bignè. Scende per quartiere con le sue best, fumo tutte sera Maria. Ballo un coppe tavola a tutte feste, sciore bella la terra mia. Sciore bella la terra mia. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposo, prima po' ma sposa. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa. E torna tutte poche cinque mattina, da nu 3100 cubè. A roba una nottata morita e vina, a spese buffoncelle lacche. A cerca di gatti la parano i vasi, quando da nana ce ne paria. Ma poi nessuno lo rappresenta a casa, non sia mai o sapo mamma. Non sia mai o sapo mamma. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa. E sai a rana amara, piovre e pisciacano, ricchina fatta ronghia per cullare. E dice a rano ma già fuio signorina bella, cata di teschi ancora rosso come c'è la sella. E canna rana ancora ancora e basta che mandite, e balla rana po' canzone storie malavite. Cullare chi non ha saputo mia malinconia. Grisciù tutta vita a pane guapari, a pane guapari, a pane guapari. Viola chi sta amore non lo sapeva, perciò io la volevo parlare. E mentre la mia coraggio e grara scendeva, sentette una sirena e suona. A Lucca ne vai a essere in Dorione, sputando la stemma una dia. Con magia sciagalle e televisione, ripigliavano a viola mia. Che manetta la polizia. E mo se chiede mi se che sta in galera, per me se chi compagna non è. Cala ma te t'angola, non scusi all'era, roba che angola ne va a tenere. Na cerca che nessuno è figlio e papà, picciosa di una stretta dolore. Che un metro più sincero può valutare, quanto valoverà l'amore. Quanto valoverà l'amore. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa. E sai a rana amara, piano e pisciaca, chi ne ha fatta ronghia per cullare. E dice a rana mangia buio, signorina bella, cata di tesca, con rosso come c'è la sella. E canta a rana ancora ancora e passa che pendite, e balla a rana po' canzone e storie malavite. Cullare chi non ha saputo mia malinconia, grisciù tutta vita a pane guapari, 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 a pane guapari. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa. E con mio papà ci annuncia, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa, ma sposa. Un grazie. Applauso a Mattutino, complimenti a voi, prego accomodatevi, accomodatevi. Dunque,
Benvenuti a Mattina 9 e abbiamo ascoltato il brano Viola e facciamo un applauso in questo momento al cantautore Tommaso Primo. Grazie. Benvenuto a Mattina 9, grazie per questo live, appunto che hai dedicato ai telespettatori di Mattina 9. Viola fa parte di un album che è tratto dal tuo album di esordio che si intitola Fate, Sirene e Samurai, quindi già ci introduciamo in un ambiente molto fiabesco, però quello che ha colpito molto non solo la tua musicalità, la tua melodia, ma anche proprio il videoclip, così come è stato strutturato, perché abbiamo visto come Viola sia la protagonista di questo brano e come lei in realtà sia rimanga affascinata dallo sguardo degli uomini, però diventa manichino. Possiamo spiegare un po' il cosa vuoi dire in questo testo, in questo brano? In realtà è il fatto che solo io che sono il ragazzo che la ama, io fra virgolette il personaggio della canzone. Ti sei accorto di me? Sì, certo. Io volevo sedermi addirittura lì, però ho detto dai, però no, ti dicevo io sono l'unico che la guarda, riesce a vederla davvero per quello che è, una donna, una ragazza. Mentre tutti gli altri uomini la guardano come un manichino, come un oggetto. Qual è il messaggio, appunto? Qual è il messaggio che vogliamo veicolare? Cos'è che vogliamo dire attraverso questo brano? Soprattutto per quanto riguarda il ruolo della donna, no? Certo, che molte volte è la canzone che parla di questa ragazza degli anni 00 che ha frequentato gli ambienti sbagliati, ha frequentato le persone sbagliate, vittima anche di, come dire, figlia di quella TV spazzatura che ha un po' influenzato le menti, e ti dicevo, e quindi si è ritrovata nei posti sbagliati e ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate, però c'è questo innamorato che l'aspetta, sai? E poi a questo punto tu appunto introduci proprio un tema tradizionale napoletano, tipicamente napoletano, il rapporto tra il pappice e la nuce, sì. Perché lui alla fine riesce a conquistarla. Certo, assolutamente sì, è il finale del videoclip. In intanto sì. Però c'è un esperimento importante che tu fai attraverso la tua musica, perché che riguarda un po' tutto l'album. Ci sono vari temi sociali che seguono un unico filo conduttore, che è quello del racconto fiabesco. Qui diciamo che questa è un po' la particolarità del tuo album, cioè tu racconti un po', come dire, la tua musica, le tue canzoni, attraverso comunque una dimensione, non voglio dire onirica, ma una dimensione un po' del fumetto, no? Della fiaba. Sì, in qualche modo. 10 storie moderne raccontate come se fossero fiabe, perché oltre al tema della mancanza di certi valori come Viola, c'è anche, si parla di immigrazione, in Prayer for Kumbaya Stella, la storia di questa bambina che nasce su uno di quei balconi che dal Nord Africa, sai, provano a raggiungere l'Italia, che spesso sono balconi della morte, invece questa bambina ha trovato la vita. E poi si parla di prostituzione, si parla d'amore, si parla di tante cose, di tanti temi di attualità. Ed è comunque un esperimento innovativo da questo punto di vista. Sì, in napoletano e poi in lingua napoletana è quella la cosa, anche nel linguaggio c'è questa fusione fra tutto ciò che era antico e tutto ciò che è moderno, mescolare il pappice e la nuce con l'astronave, inflare il samurai. Quindi... Ricordiamo appunto che Fate, Sirene e Samurai è un tuo primo album d'esordio che è uscito il novembre scorso, prodotto tra l'altro dalle etichette Full Heads e Aria Live. Sì. Ricordiamo anche questo, però ti chiedevo, dicevi che appunto, come diceva Claudio, ci sono temi sociali che fanno molto, sono attualizzati anche con anche i problemi anche della società, alleggeriti, quindi sì, certo. Introducendo l'argomento fiabesco e favoloso, qual è il fil rouge che collega tutti i brani? C'è un minimo comune denominatore? C'era un fan che mi ha scritto sulla pagina Facebook, ha detto c'è un minimo denominatore di tutti i pezzi che è il nippolo. Nel senso che, sai, c'è questa cosa, sempre vedi il pappice, c'è... Quella polverina. Sì, quella polverina così. Gianni Rodari diceva una cosa stupenda sui nippoli, sui bruscolini, li paragonava addirittura alle idee. E quindi sì, probabilmente il nippolo è il filo conduttore di ogni brano. Che collega, che esce da un brano, da un tema e automaticamente si introduce nell'altro, sì. Dando poi e ampliando poi un'altra tematica che viene poi automaticamente sviluppata. E poi c'è una commistione di stili anche musicali. Sì, perché c'è... Sì, la chitarra, poi anche un po' il tuo modo di cantare che è particolare, devo dire. Grazie.
Sì, 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 c'è una serie di esperimenti che abbiamo fatto, per esempio questa canzone nel disco è cori e voce. E l'arrangiamento quindi, anche di chi è stato, perché è importante anche l'arrangiamento, sì, in questo caso. È tutto stato arrangiato e prodotto da un grandissimo genio, secondo me, della musica emergente made in Naples, che risponde al nome di Phonix, Enzo Fonicello in arte Phonix, che ha curato gli arrangiamenti del disco dandogli un abito, come dire, l'abito giusto probabilmente. È una persona a cui devo veramente tantissimo. Lo saluto perché, sai, si è fatto male giocando a calcio. E infatti diciamo che sarebbe dovuto esserci anche lui questa mattina, però ha avuto un problema di salute. Ma noi qui da mattina noi gli auguriamo. Posso dare un bacio in telecamera così? Lo salutiamo. Se proprio devi. Sì, lo salutiamo e lo aspettiamo qui, ovviamente, la prossima volta la mattina 9. C'è naturalmente un'ispirazione nella tua musica? C'è qualcuno a cui ti ispiri? Sì, intanto ci sono tante donne, ho notato questa cosa, sia nel modestamente, ecco, sì. La parte modesta. Sì, diciamo che ci sono, ti hanno proprio una contaminazione anche di stili, no? Assolutamente. Sonorità un po' diverse, c'è cioè un po' una sonorità un po' brasiliana, ma anche un hip hop tradizionale. Sì. Questa è una scelta voluta da parte vostra, da parte insomma. Abbiamo voluto provare un po' a fare questo world pop napoletano nuovo che come dire, non sia troppo di nicchia, sai, anche con possiamo dire tra innovazione e tradizione. Sì, sì, sì. Possiamo utilizzare questo termine per questo tuo brano, per questo tuo album. Però non mi hai detto perché, sulle donne, perché ti ispirano? Lui è curioso, le donne ispirano la tua musica. Sì, pensa, la prima canzone dell'album che si chiama Flavia Samurai è dedicata alla mia fidanzata, anche se lei non lo sa. Cioè proprio non sa che siamo fidanzati. Quindi non sa che siamo fidanzati proprio. Però volevo sapere il nome di questa ragazza. A questo punto Flavia il Samurai è c'è proprio il nome a lei. Sì, c'è questa ragazza, non lo vogliamo non dire, non lo posso dire perché altrimenti mi investe la prossima volta che mi vede per strada, però sì, c'è, sono 10 storie di donne in Caramella, dove si racconta la storia di una bambina, in Viola, che è la ragazza della canzone che abbiamo appena cantato, si parla di questa fra virgolette pupice, che è una di quelle donne, sai, che cerca la storia di questa Viola. Non mi piace poi etichettare, però una ragazza che ha i suoi difetti, che ha i suoi problemi, però come dire, l'amore, il deus ex machina vince sempre. E poi c'è Lena, nel primo album c'era Gioia, che è la canzone che mi ha permesso di fare questo primo album. In questo fai, tra l'altro, in questo Gioia tu hai duettato con senegalese Ismael. Sì, 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 con Gioia. Vera, abbiamo con fatto Gioia. Sì, questo brano che ho presentato qui qualche anno fa, è un brano che ha fatto. Io non sono ancora nessuno, però quando ero diciamo ancora che anche Ismael è Bob Dylan del Senegal, quindi per te comunque è stato importante lavorare con lui. Sì, è stata una scelta, anche questa fusione di culture, esatto. È stata un qualcosa di meraviglioso, sai, Napoli è la città più a nord dell'Africa e anche più a est del Brasile, quindi c'è un punto di incontro, una contaminazione quasi perfetta. Sì. Io in realtà conosco anche un aneddoto suo, tu suonavi per strada all'inizio, sì, 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 poi sì, a un certo punto un bel giorno chi passa davanti a te? Renato Zero. No, era Lucio Dalla, l'hai riconosciuto. Era Lucio Dalla. Era Lucio Dalla. A me sembra Renato Zero. Ah, sembra Renato Zero. In macchina a Roma si fermò e comprò un disco, mi ricordo, e io ero proprio piccolino, scappai di casa, mia madre svenuta quando seppe questa cosa perché le lasciavi un bigliettino. E decisi con la valigia, la chitarra e un bustone pieno di dischi di andare a cantare le mie canzoni per le strade. Però non dimenticando mai il tuo dialetto napoletano, no, perché quello fa parte proprio lingua. Della nostra napoletano. Lingua, perché oramai è patrimonio dell'UNESCO, lo sappiamo, il dialetto napoletano. Perché è così importante utilizzare il dialetto napoletano all'interno dei tuoi brani? Cos'è la sonorità, la fonica? Cioè cos'è che perché è la poesia. Continuamente a portarlo come protagonista? Il napoletano riesce a descrivere delle sfaccettature dell'animo che non potrebbero essere descritte in altre lingue, un po' come l'indiano. Ogni lingua riesce a, in base alla cultura, alla società, ad avere dei termini unici. Anzire non è traducibile in altre cose. Upapice Anusha ha anche il significato, sì, che si la pazienza di quel pappice che cerca di sportosiare la noce. Quindi c'è tutta un
un microcosmo, neanche tanto, forse è un multiuniverso di sensazioni, di... Napoli è una città meravigliosa, Napoli è veramente... è come se fosse una nazione a parte, capisci? Una repubblica... un po' come le vecchie repubbliche marinare, insomma, sì, che ha tutta sua, qualcosa di suo personale. Di assolutamente speciale, di assolutamente fantastico. Io credo che ogni artista debba... almeno una volta nella vita venire a Napoli e capire che cosa è l'arte per noi. Vabbè, però adesso non t'allargare, cioè, siamo anche in clima elettorale, un'intervista politica. No, invece restiamo sulla musica, perché facciamo anche i complimenti al chitarrista. A Dario Di Pietro, che mi accompagna sempre, che sta lì nascosto dietro. È nascosto? I complimenti anche sì, perché sennò mi ruba la scena. Non vuole venire? Vuoi venire? Prego, 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 prego. Vieni qua, buongiorno. Benvenuta a Mattina 9. Grazie. Come è la tua esperienza, insomma, con il nostro cantautore? Parla bene, ti raccomando. Intanto complimenti. Bella musica, insomma, sei affiancato bene. Sì, e sì. Vi muovete sempre insieme? Sì, spesso. Quando, ogni volta che è possibile, cerchiamo di uscire sempre, di andare a suonare. L'esperienza con lui è molto bella perché, come avete detto, c'è una commissione di generi. Quindi per uno strumentista è una cosa molto stimolante, perché comunque ti trovi a dover studiare tecniche nuove, sonorità nuove, che magari non fanno parte del tuo background musicale, e quindi è un'occasione di crescita personale, e poi comunque lui è un amico, siamo amici da tanto tempo, quindi insomma è la bellezza di fare qualcosa che ti piace con le persone che ti piacciono. Full Heads e Aria Live sono le etichette che vi stanno accompagnando in questa esperienza fondamentale. Sì, no? sì. Io ho avuto la fortuna di avere un disco completamente prodotto da altre, mentre sai, a Napoli c'è ancora chi si autoproduce, e nonostante il nuovo filone musicale stia facendo dei numeri incredibili a livello di live, a livello di vendite di dischi, di ascolti. Viola in 3 giorni è arrivata a 8.000 visualizzazioni, che sono poche per Bruce Springsteen, però per chi fa musica emergente sono tantissime in 3 giorni. Infatti adesso vi costringeremo a pubblicarle sulla nostra pagina Facebook, ovviamente di Mattina 9, così. Ed è la canzone più ascoltata. Qualche like. La canzone più ascoltata su Spotify a Napoli, in questa nuova piattaforma digitale, che secondo me è una cosa iper efficiente, veramente il futuro della musica. In qualità di cantautore, hai già pensato al tuo prossimo progetto? Sì, certo. Chi è il protagonista? Se sono state le donne, quindi le donne inserite in un mondo fiabesco e favoloso, nel prossimo progetto chi sarà il protagonista del... Sarò io. Eccolo, a proposito di modestia. Però sarò io. Ma una tempo dove state suonando invece? C'è un luogo particolare? Come sala prove di a Napoli io so che vi esibite, c'è il... abbiamo fatto una data molto molto importante all'Anificio a Napoli, sì. Dove abbiamo fatto un sold out con circa 800 persone, tante altre che non sono riuscite, come dire, ad entrare. Io è un po' una fucina di talenti, è uno spazio, sì. Come spazio, come location, una bella attrattiva per i giovani. È una commissione quasi in coerenza con lo stile musicale di Tommaso, è una questione tra varie forme d'arte, perché l'edificio rappresenta un po' quei locali mitteleuropei, europei, quindi c'è un interesse verso l'arte e la fotografia che fanno da sfondo e da cornice alla musica, e il rapporto è univoco, non c'è un protagonismo, diciamo, tra le varie arti. Intanto noi qui abbiamo avuto il piacere di ascoltare live il brano Viola, a questo punto chiedo dove poter ascoltare i vostri brani live sempre, magari il pubblico di Mattina 9 vuole essere presente, quindi diciamo... un sacco di età, però ce ne sono due veramente prossime, una è il 24 a San Castrese di Sessarunca, insieme ad un altro grande gruppo napoletano. Nel Casertano? Sono... Sì, è l'ultimo paese della Campania al confine con il Lazio. E in apertura un grande gruppo napoletano che sono i Foia, che è quindi una realtà iper affermata. Aprirà il concerto? Sì, e Dario Sansone, voglio dire una cosa, Dario è la persona che mi ha permesso di fare questo disco, quindi gli voglio veramente un bene incredibile. Abbiamo duettato anche facendo un pezzo insieme, che è Bumba Meo Boy, un testo dedicato a Tommaso Cestrone, quindi si parla di Terra dei Fuochi. E un'altra serata invece il 25 al Riva, entrambe ingresso gratuito, presenteremo il videoclip il 25, ci sarà tutto lo staff di Sublab, quindi i due registi Giulio Caputo, Alessandro Rauccio, Ivan Parrillo agli effetti speciali, che ha collaborato anche con Tornatore, poi si è abbassato anche lui a Tommaso Primo, e poi la giovane attrice Luana Ardivelo, che ha partecipato adesso a un film con Keanu Reeves, lo ricordi quello di Matrix? Direi sì, a Star Internazionale. Io non lo ricordo, no, sto scherzando. E diceva, ha fatto questa comparsa in questo film, e poi
è stata la protagonista del videoclip. Intanto noi qui dobbiamo però salutarvi ascoltando un altro brano musicale. Sì. Perché c'è un'altra protagonista, chi c'è, come c'è? Ci sei un'altra protagonista dell'album, chi sarà? Siamo curiosi di ascoltarlo. Un'altra donna, giusto? Sì, c'è. Chi sarà? Adesso... Sì, no, dico come l'album, la singola che ci canterai adesso. Adesso vi voglio cantare di un bambino che decide di salire a bordo di una stella cometa e di andare a chiedere al Padre Eterno in persona un rimedio verso i mali. Quindi i bambini protagonisti in questo tuo prossimo brano. Noi vi facciamo i nostri complimenti. Grazie. Ancora live per il pubblico di Mattina 9. Ascoltiamo. Grazie. Le melodie davvero melodiche e delicate del nostro cantautore Tommaso Primo. Grazie. Noi ci allontaniamo. In bocca al lupo, ragazzi. In bocca al lupo. Grazie. Sa, 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 sa. Mamma Africa, pelle nera, esce solo in coppa città. Zannavori, Oriente, Pantera, prega di nuovo Kumbaya. Cielo russo, fuoco e cannella, mango, viento riesce a studà. Serpa verde che guarda me, la rimmo mondo che fine fa. Cammina insieme a me, non ti ferma. Se credi in te la manna arriverà. Arapo cuore senza ci pensare, a look peace and love for Africa, for Africa. Vessi da Sant'Arra e figli in sciù, acrobata la vita senza fu, sulla mezzo deserte mie seduna. Aizza capè, guarda che la scia, e stella tutta insieme fa una via. Si aborda una cometa, poi tu sai, arriva fuori a casa e di tu che canga a guarda a noi, in ando scuso si indorongo voi. Ti chiedo solo, si mi può dare due o tre parole per tutta gente che si senta sola. Un'amica mia, piglia un foglio e un culo e scrive amore, amore, amore. Onne mare che va s'arriva, terra libera senza re. Balla luna che a casa diva, sbatto cora ritmi e giambe. Ramma mano, occhio cattiva, frate, sore, si moglie e te. Più mai anche fronnara oliva, ramma mano resta con me. E si te sant'arra e figli in sciuna, acrobata la vita senza funa, sulla mezzo deserte mie seduna. Aizza capè, guarda che la scia, e stella tutta insieme fa una via. Si aborda una cometa, poi tu sai, arriva fuori a casa. Dito che canga fuori da noi, in ando scusa si indorongo voi. Ti chiedo su, si mi può dare tre parole per tutta gente che si senta solo. Un'amica mia, via non voglia in un colore, e scriva amore, amore, amore. Amica mia, non voglio un colore, e scrivo amore, amore, amore. E scrivo amore, amore, amore. E scrivo amore, amore, amore.